Andy Warhol è morto due volte. E non è uno scherzo, è vero. Ci sono degli episodi nella storia dell'arte che sono al limite dell'inverosimile, The Artist Show. Oggi noi tutti ammiriamo gli enormi, grandi capolavori di Andy Warhol, l'inventore della pop art. In Italia e nel mondo, quando si fanno le sue mostre, quando si espongono le opere di Andy Warhol, centinaia di migliaia di persone accorrono per vederle. E spesso però non sanno queste persone che dietro alle opere che noi vediamo ci sono degli episodi che sono pazzeschi. È il caso di dirlo veramente nel caso di questa storia che riguarda la prima morte di Andy Warhol. È il 3 giugno del 1968, siamo a New York, probabilmente doveva essere anche una giornata molto calda, visto che è già giugno, e Andy Warhol è già famoso, ha già inventato la sua Factory, questa fabbrica delle idee, dove si sviluppa la pop art, dove Andy Warhol chiama, raccolta altri artisti per creare, per inventare, per fare arte. Quel giorno Andy Warhol è in compagnia di due persone, del suo curatore personale, che è anche il suo compagno di vita in quel momento, e del suo critico d'arte. Alla Factory, ad aspettarlo, c'è una artista, una femminista radicale, una ragazza giovane che si chiama Valerie Solanas. È una donna difficile, particolare, è anche molto paranoica e si droga tantissimo questa ragazza, e ha un risentimento, un odio viscerale nei confronti di Andy Warhol, perché sostiene che Andy Warhol abbia un controllo mentale su di lei. Ha una pistola con sé questa ragazza. Andy Warhol entra nella Factory, Valerie Solanas, come lo vede, gli scarica addosso tutta la pistola, tutte le pallottole della pistola. Uno dei tre, il critico, non rimane ferito per niente. Il compagno di Andy Warhol, il suo curatore, rimane ferito lievemente. Andy Warhol rimane ferito a morte. Ferito a morte in maniera talmente tanto grave che il cuore cessa di battergli. I chirurgi devono completamente aprirgli tutto il petto per fargli più di un massaggio cardiaco per riportarlo in vita. E fortunatamente per noi e per l'arte ci sono riusciti. Andy Warhol porterà per tutta la vita addosso, sul petto, queste ferite, ma le porterà soprattutto queste ferite come ferite psicologiche, perché questa cosa ovviamente lo scioccherà per sempre. Ma ci sono dei contorni ancora più strani intorno a questa vicenda, perché a Valerie Solanas, che poi verrà dichiarata schizofrenica, daranno solo 3 anni di carcere, e Andy Warhol avrà il sospetto, testimonierà al processo contro questa ragazza, perché avrà il sospetto che c'entra un complotto della CIA addirittura. Erano anni in cui la CIA voleva controllare tutto. Fortunatamente poi Andy Warhol proseguirà a fare la sua arte, e Valerie Solanas, che morirà comunque giovane negli anni successivi, tornerà a stalkerizzare Andy Warhol, ma Andy Warhol ci regala e ci regalerà per sempre la sua arte. Morirà purtroppo comunque giovane nel 1987 per una operazione alla cistifelia. Le due morti di Andy Warhol per The Artist Show.